Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Per il caso di oggi ci troviamo in Nevada, più precisamente in una città di circa 20.000 abitanti chiamata Elko. Elko si trova in una zona del Nevada in prossimità di una famosa catena montuosa, il che la rende la tappa prediletta per un sacco di persone che vivono nello stato per vacanze in montagna e attività come sci o delle scarpinate. Inoltre, essendo la città più grossa in un raggio di circa 200 km, è anche considerata letteralmente il cuore del Nevada del Nord. È anche la sede di due college abbastanza rinomati, il che la rende ovviamente anche una tappa studentesca. Ogni anno un sacco di studenti in giro per tutto lo stato si trasferiscono lì per studiare. Dall'agosto del 2010 ad Elko viveva anche la famiglia Ujlaki, composta dai genitori Jim e Alicia e i loro figli, la più grande Gabrielle e il più piccolo James. Non so esattamente per che motivo, non l'ho trovato da nessuna parte, ma la figlia, nonostante il suo nome sulla carta d'identità, il nome di battesimo, fosse Gabrielle, la chiamavano da sempre, da quando era piccolissima, tutti Britney, quindi da qua in poi, per una coerenza narrativa, continuerò a chiamarla anch'io Britney. Come vi dicevo, gli Ujlaki si erano trasferiti ad Elko nel 2010, quando Jim, il padre, aveva trovato un lavoro in un'azienda di Elko. Al tempo Britney aveva 7 anni e James 6, e come immagino sia normale per dei bambini di quell'età, non fu molto facile il trasferimento. All'inizio non erano per niente contenti, vivevano prima in Colorado, chiaramente c'è un clima diverso e un concetto proprio diverso dal Nevada, quindi all'inizio fu un po' difficile per loro ambientarsi, anche e soprattutto per il fatto che avevano lasciato tutti gli amici in Colorado e lì dovevano farsene di nuovi. Poco dopo il suo arrivo ad Elko, però, i genitori decisero di iscrivere Britney ad equitazione, cosa che all'inizio la bambina non voleva molto fare. In realtà i genitori volevano iscriverla lì più per darle un'opportunità di frequentare nuove persone e conoscere nuovi amici. In ogni caso, dalla prima lezione Britney si innamorò totalmente dell'equitazione e dei cavalli, e da lì in poi sarà uno dei suoi hobby, dei suoi passatempi preferiti in assoluto. Tanto che quando, con il passare degli anni, la relazione tra Jim e Alicia inizia un po' a sgretolarsi, arrivando poi ad un divorzio, Britney scelse di continuare a vivere con suo padre ad Elko invece che con la madre fuori città, proprio per essere più vicina al centro dove faceva equitazione e dove si recava in realtà quasi tutti i giorni ad occuparsi dei suoi cavalli. La vita di Britney trascorse così per gli anni a venire, passando le settimane a casa del padre, andando a scuola e andando ad equitazione, e i weekend dalla madre. Facciamo adesso un salto al 2020. Nel 2020 Britney aveva 18 anni ed era l'ultimo anno del liceo. Nei suoi piani futuri non c'era l'università o il college, voleva semplicemente iniziare a lavorare nel centro in cui faceva equitazione, sia occupandosi dei cavalli ma anche insegnando ad andare a cavallo ai bambini più piccoli. L'8 marzo del 2020 era una domenica. Solitamente lei la domenica la trascorreva con la madre, ma quella domenica in particolare voleva rimanere ad Elko. Decise in particolare di accompagnare il padre alle prove di una band che aveva con alcuni amici. Jim, infatti, ogni domenica si vedeva con questi amici e facevano le prove praticamente per tutta la giornata. Durante queste prove il padre la vede utilizzare il telefono e assume che stesse chattando con qualche suo amico su Snapchat, che era un'applicazione che la ragazza utilizzava davvero tantissimo. Ed è un'applicazione che purtroppo spunta spesso fuori in casi del genere, perché non so se lo sapete quanti di voi, insomma, hanno utilizzato Snapchat. Io l'ho utilizzato davvero pochissimo. Praticamente quando mandi un messaggio o una foto scompare dopo un po' di tempo, penso dopo la lettura, cioè quello che ha ricevuto il messaggio apre il messaggio, legge il messaggio, dopo un po' scompare, cosa che potete immaginare, insomma, perché ne sentiamo parlare molto spesso di queste applicazioni nei casi di cui parliamo. Verso l'ora di pranzo Britney dice al padre che sarebbe passato a prenderla lì un amico e che sarebbe stata fuori il pomeriggio con lui, quindi i due si salutano e si danno appuntamento poi per quella sera a cena. Jim continuerà, insomma, con le sue prove e finirà con l'arrivare a casa poi alle 19:30 più o meno per l'orario di cena, aspettandosi di trovare in casa già sua figlia. Solo che
quando arriva a casa sua, di Britney nessuna traccia. La prima cosa che tenta di fare ovviamente è quella di chiamare sua figlia al telefono, solo che la chiamata passa direttamente alla segreteria telefonica, il che voleva dire, come vi dico spesso, che o questo telefono era spento o che in qualche modo non aveva campo. Preoccupato decide di chiamare la madre di Britney, Alicia, per chiederle se magari lei avesse sentito la figlia o se sapesse dove fosse. Anche Alicia però non aveva idea di dove fosse Britney, quindi la terza persona a cui chiedono è James, il fratello più piccolo, fratello con cui Britney aveva un legame davvero molto stretto e si parlavano chattando, insomma, tutti i giorni, praticamente tutto il giorno. Sarà proprio il fratello a dire ai genitori che quel pomeriggio sua sorella aveva intenzione di uscire con un ragazzo di nome Bryce, che era anche il suo miglior amico. Erano amici davvero di lunga data, si erano conosciuti proprio nei corsi di equitazione. Era un amico di lunga data che conoscevano tutti, sia James che i genitori di Britney. E infatti James aveva anche il numero di telefono di Bryce, quindi decide di contattarlo per chiedergli se fosse con sua sorella. Bryce spiega loro che effettivamente era andato a prenderla alle prove del padre e che avrebbero dovuto trascorrere il pomeriggio insieme, solo che suo padre aveva avuto un contrattempo, lo aveva chiamato, gli aveva chiesto di tornare a casa, quindi lui aveva detto a Britney, insomma, che gli dispiaceva e che l'avrebbe riaccompagnata a casa. Solo che a quel punto Britney gli aveva chiesto di accompagnarla da un'altra parte perché aveva intenzione di incontrarsi con degli altri amici. Lui l'aveva accompagnata davanti al loro liceo, il liceo di Spring Creek, e l'aveva lasciata lì e poi aveva fatto per andarsene, ma prima di andarsene aveva notato che Britney si stava avvicinando a un ragazzo in auto. I genitori cercarono di farsi descrivere questo ragazzo o l'auto che aveva visto, perché magari gli sarebbe venuto in mente qualcun altro che conoscevano, solo che la descrizione, vabbè, era un po' vaga perché l'aveva visto proprio per pochi secondi. Descrive questa macchina come di un colore verde e questo ragazzo non l'aveva visto in faccia, ma aveva visto che era vestito un po' in stile cowboy, motivo per il quale i genitori assunsero che fosse qualcuno magari del gruppo di equitazione o magari qualcuno che lavorava lì con i cavalli. Contattano tutte le persone collegate al ranch in cui la ragazza faceva equitazione che gli potessero venire in mente, ma nessuno di loro aveva idea di dove fosse. Non potendo fare ovviamente null'altro di utile, contattarono la polizia. Gli agenti arriveranno a casa di Jim verso le 6 di mattina e lì erano già arrivati anche James e Alicia ovviamente. Riferirono alla polizia tutto ciò di cui erano venuti a conoscenza fino a quel momento, compreso quel ragazzo vestito in stile cowboy. Fortunatamente la polizia prende subito seriamente questa scomparsa, fin da subito inizia a diffondersi, diciamo, la notizia della sua scomparsa e anche la distribuzione di alcuni volantini. Le prime persone che la polizia sentirà saranno degli amici di Britney e alcuni di loro diranno alla polizia che ultimamente la ragazza stava parlando con un ragazzo che conoscevano con il nome di JT. Ora, non so se è considerabile proprio un nome, in America la fanno spesso questa cosa, quando magari qualcuno che ha un doppio nome, tipo Justin e Tim, lo chiamano JT, lo fanno molto spesso. In ogni caso, non essendo proprio un nome, poteva essere Justin, Jack, Jared, non era molto utile nel senso delle indagini. Decidono di iniziare con le ricerche a partire dal liceo di Spring Creek, l'ultimo posto in cui era stata vista. E proprio lì vennero raggiunti non solo dagli amici di Britney, non solo da quel Bryce che era stato di fatto l'ultima persona ad averla vista, ma anche un sacco di conoscenti e compagni del liceo della ragazza. Sarà a questo punto che Bryce parlerà con la polizia e racconterà nuovamente quello che aveva già raccontato di fatto i genitori di Britney. Tutti insieme cercheranno in lungo e in largo, anche in zone, c'erano dei parchi ad esempio vicino a questo liceo, cercheranno ovunque ma non troveranno nessuna traccia di Britney o di qualcosa che appartenesse a lei. Nel frattempo alcuni poliziotti stavano anche lavorando per rintracciare il cellulare di Britney. Come vi dicevo, a quel punto doveva essere o spento o senza campo, quindi non potevano effettivamente pingare dove si trovasse in quel momento il telefono, però volevano vedere dove si era collegato per l'ultima volta a una cella telefonica. E effettivamente riuscirono a reperire questa informazione e notarono che per l'ultima volta prima di spegnersi o perdere il campo, il cellulare di Britney si trovava a circa 8 km dal liceo di Spring Creek, quindi il posto dove era stata vista per l'ultima volta. Si recheranno ovviamente in quella zona, chiederanno anche ai genitori di Britney di venire con loro nel caso in cui magari conoscessero quella zona o avessero già portato la ragazza
ragazza lì per qualche motivo, però purtroppo ancora una volta non riusciranno a trovare niente di utile. Verranno anche distribuiti porta a porta diversi volantini in quella zona, nella speranza che qualcuno magari avesse visto Britney o magari avesse notato o sentito qualcosa di strano. Ancora una volta però, sarà una cosa ricorrente in questo caso, ve lo anticipo già, non riusciranno a trovare assolutamente niente di correlabile a Britney. Le ricerche continueranno per i 2 giorni successivi, esattamente come il primo giorno, ovvero senza nessunissimo indizio, nessunissima pista su cui indagare, fino al 10 marzo, quando avvenne una cosa decisamente strana, ovvero Alicia, la madre di Britney, riceve un messaggio sul suo cellulare, un messaggio che in qualche modo era stato camuffato, perché c'era scritto tipo numero sconosciuto, sapete come si fanno solitamente anche gli solitamente, non so se si facciano ancora, però un po' di tempo fa insomma che si facevano gli scherzi telefonici nascondendo il numero, ecco, una cosa simile ma con i messaggi. All'interno di questo messaggio il mittente aveva scritto di aver rapito Britney e di avere intenzione di richiedere un riscatto. Alicia decide di contattare subito la polizia per riferir loro quello che aveva ricevuto e la polizia le suggerirà di aspettare a rispondere. Nel frattempo loro si sarebbero organizzati e avrebbero creato un piano per decidere come incontrare questi presunti rapitori, per fare lo scambio dei soldi e poi seguire quei soldi fino al punto in cui speravano ovviamente si trovasse Britney. Nell'attesa però questa persona che aveva mandato il messaggio si arrabbia per l'attesa appunto e riscrive un messaggio ad Alicia dicendole che se non avesse risposto avrebbero direttamente ucciso Britney. La donna allora ovviamente risponde subito, dice di non fare del male a Britney e gli informa che avrebbe pagato qualsiasi cifra e di farle sapere solo dove e a che ora consegnare i soldi. Nonostante questo fosse, immagino, quello che volevano questi presunti rapitori, non risponderanno mai al messaggio di Alicia. Per quasi 24 ore dopo la ricezione di questo messaggio non accadde assolutamente niente, fino a quando non arrivò una chiamata alla polizia. 2 uomini stavano viaggiando in macchina vicino a una città circa 30 km da Elko, chiamata Burner Basin. Stavano passando vicino a un campo quando avevano notato per terra, di lato, sulla strada, una grossa pozza di sangue. Si erano fermati pensando in realtà che qualcuno avesse investito un animale e che quell'animale magari si fosse spostato, si fosse trascinato e fosse andato verso il campo. L'ipotesi del trascinamento era validata, diciamo, dal fatto che dalla pozza c'erano diverse strisce e gocce di sangue che procedevano appunto verso quel campo. Volendo vedere se potevano aiutare un animale ferito, avevano seguito queste tracce fino ad arrivare, in realtà pochissimo, a una decina, una ventina di metri dalla strada, ad un punto in cui videro un telo impermeabile blu. Era un telo impermeabile un po' buttato malamente in quel punto, però aveva una forma, questo telo, che faceva capire che sotto ci fosse qualcosa di più grosso di un semplice animale selvatico. Inquietati ovviamente da questo ritrovamento e dal sangue, decidono di tornare alla macchina e chiamare la polizia. Alcuni poliziotti arriveranno poco dopo, si avvicineranno a questo telo, lo alzeranno e sotto trovarono proprio quello che stavano temendo. Nascosto sotto il telo c'era il corpo di una ragazza. La ragazza era sdraiata a pancia in giù e aveva i pantaloni e la biancheria intima tirata giù fino alle caviglie. Per questo motivo, in realtà per altre cose che troveranno, di cui poi parleremo, fu evidente fin da subito che qualcuno, oltre ad averla uccisa, aveva anche abusato di lei. Sul collo aveva diversi segni, alcuni segni classici, tra virgolette, quelli che la polizia riconobbe subito come un segno di strangolamento, e poi una sorta di puntura. Di fianco al corpo c'erano anche delle chiavi con attaccata una targhetta fatta di corda con sopra scritto Britney, motivo per il quale ovviamente associarono subito il ritrovamento di quella ragazza con la scomparsa ovviamente di Britney. Poco più in là, in un cespuglio a circa una decina di metri dal corpo, troveranno anche una confezione vuota di preservativi, un preservativo usato e delle cuffiette. Inutile dirvi ovviamente che non appena trovarono questo preservativo prenderanno un campione di DNA e lo conserveranno ovviamente nella speranza che sarebbe stato poi utile nelle indagini. Si dovrà aspettare ovviamente il risultato di un'autopsia per confermare ufficialmente l'identità della ragazza, ma si trattava proprio di Britney. L'autopsia confermerà che la causa del decesso era stato proprio lo strangolamento,
momento e identificherà quella sorta di puntura che avevano trovato sul collo con una ferita molto profonda, in realtà compatibile con un'arma tipo un punteruolo da ghiaccio, che le aveva lesionato un'arteria. Quindi anche se non l'avessero strangolata sarebbe morta sicuramente dissanguata per quella ferita. Aveva anche diverse ferite da difesa sulle mani, il che voleva dire che in qualche modo Brittany aveva lottato. Questa cosa permise, il fatto che avesse lottato, permise di recuperare una serie di altri campioni da sotto le unghie di Brittany, un DNA che combacerà con quello trovato nel preservativo nel cespuglio. A questo punto si concentrano sul messaggio che era arrivato sul numero di Alicia. Come vi dicevo, il numero era stato camuffato, però ovviamente la polizia ha tutta una serie di tecnologie in grado solitamente di recuperare il numero dietro un messaggio nascosto. Solo che, nonostante i tentativi, non riuscirono a recuperare il numero perché a quanto pare non era stato utilizzato semplicemente un modo di nascondere il numero tipo cancelletto 31 cancelletto, ma era stata utilizzata proprio un'applicazione che faceva rimbalzare questa provenienza del messaggio un po' in giro per tutto il mondo. Quindi di fatto non riuscirono a capire né insomma a chi fosse intestato il numero, né quale fosse il numero, ma nemmeno da dove fosse provenuto quel messaggio. Tornano quindi sulla traccia di quel JT, quel ragazzo che presumibilmente stava parlando con Brittany al momento della scomparsa. Faranno diversi tentativi di entrare nel profilo di Snapchat di Brittany, nella speranza di vedere quantomeno un contatto, se non i messaggi, almeno vedere un nome o un cognome di questo JT. Il fatto è che, nonostante i tentativi, non riuscirono a farsi dare le credenziali di accesso da Snapchat. Ed è una problematica che avviene molto spesso, non so, sinceramente, cioè da un lato capisco il lato privacy. Non è che qualsiasi persona può andare a chiedere a Facebook per dire i dati di accesso di un account, però non capisco come mai, quale cavillo legale ci sia dietro quando è la polizia a chiedertelo, quando c'è un mandato, quando c'è un'indagine in corso. Non capisco come mai Snapchat o social simili non siano autorizzati a dare delle credenziali d'accesso. Quindi, come vi dicevo, in questo caso sarà una cosa molto ripetitiva, anche questa pista, questo tentativo di entrare in Snapchat e trovare JT finisce un po' così, un buco nell'acqua. A questo punto davvero l'unica cosa che gli restava da fare era chiedere aiuto al pubblico, quindi iniziarono non solo ovviamente a diffondere la foto di Brittany e le informazioni sul caso, ma a chiedere alle persone se qualcuno conoscesse un ragazzo di nome JT con una macchina di colore verde, e vabbè, dissero anche questa cosa, che era vestito in stile cowboy. Per un po' di giorno anche da questa cosa non viene fuori niente, fino a quando un signore che tra l'altro viveva nello stesso quartiere in cui viveva anche il padre di Brittany dice di conoscere una persona che si chiama JT e che ha una macchina verde. La polizia parla con questo vicino, che dice appunto che l'uomo in questione, che si chiama JT e che ha una macchina verde, è il proprietario di un ranch che si trova più o meno fuori da Elko, molto vicino in realtà, nella periferia di Elko. E per quanto effettivamente quest'uomo si chiamava JT, cioè aveva il nome completo che non è stato mai rivelato, e avesse effettivamente una macchina verde, non poteva essere in alcun modo collegato alla vicenda di Brittany, perché quel giorno, quel pomeriggio e quella sera, durante la scomparsa, stava lavorando e c'erano non solo dei colleghi che confermarono il suo alibi, ma anche delle videocamere di sorveglianza che lo avevano ripreso tutto il giorno lì. Sconsolati a questo punto, ovviamente, da un continuo buco nell'acqua da qualsiasi parte si girassero, decidono di visionare delle videocamere di sorveglianza che si trovavano all'imbocco dello stradone dove poi quei due uomini avevano visto la pozza di sangue per terra, per cercare di vedere se era stata registrata una macchina verde. Magari da quelle riprese sarebbero riusciti a risalire alla targa e di conseguenza al proprietario e all'identità di questa persona. Visionarono ore e ore di questi filmati, dalla scomparsa della ragazza fino al ritrovamento del corpo, ma non videro passare mai nemmeno una macchina verde. Ad un certo punto però si accorgono di una cosa, ovvero che una delle macchine riprese da questa videocamera la conoscevano. E non parliamo di un tratto di strada estremamente frequentato, non si parla dell'Aurelia, quindi voglio dire, il fatto che una macchina che conoscevano si trovava lì proprio nei giorni successivi, anzi il giorno della scomparsa di Brittany, non poteva sicuramente trattarsi di una coincidenza. La macchina in questione in realtà era un truck marca Chevy blu. Non so se Chevy si pronunci effettivamente Chevy.
ci siamo capiti. Conoscevano quella macchina proprio in relazione al caso di Britney perché era la macchina dell'amico Bryce. La cosa che a me fa strano, sinceramente, però è andata effettivamente così, è che non si sono fatti venire uno scrupolo su Bryce, nonostante fosse l'ultima persona che si sapesse ad averla vista viva, fino a quando non hanno visto la sua macchina spuntare in alcune riprese di videosorveglianza vicino al posto dove era stato poi rinvenuto il corpo. Controllano il cellulare di Bryce, vedono più o meno il tragitto che aveva fatto, ed effettivamente all'orario in cui lui aveva detto di aver lasciato Britney davanti al liceo, era stato sì lì davanti, ma aveva poi proseguito con il cellulare di Britney fino al punto in cui poi il cellulare di Britney si era spento e il suo invece era rimasto acceso, e aveva proseguito con lo spostarsi per circa un'oretta dopo, fino al punto dove poi verrà ritrovato il suo corpo. Se già questa non era una prova abbastanza schiacciante, c'è di più. Decidono di contattare il padre di Bryce. Sapete che lui aveva raccontato di aver dovuto lasciare Britney lì davanti perché suo padre gli aveva chiesto di andare a casa, aveva avuto un problema, e il padre di questo Bryce non ne sapeva assolutamente niente, non si ricordava di aver chiamato suo figlio per chiedergli di aiutarlo con qualcosa. Decidono quindi di chiamare il ragazzo in centrale per non allarmarlo, evitare che scappasse, facesse cose potenzialmente dannose per lui o per gli altri. Gli dissero che semplicemente avevano bisogno di una deposizione ufficiale di quello che aveva già raccontato la polizia, ovvero che aveva visto Britney avvicinarsi a questa macchina verde con il ragazzo dentro, cosa a cui Bryce crede tranquillamente, perché, altra cosa strana, non aveva ancora fatto una deposizione ufficiale. L'unico momento in cui aveva parlato con la polizia, e comunque non era stata una cosa ufficiale perché non era in centrale, non era registrato né niente, era stato proprio davanti al liceo quando si era recato lì insieme a un sacco di altre persone per aiutare nelle ricerche di Britney. Una volta arrivato in centrale gli fanno un po' di domande generiche per non farlo allarmare e poi gli chiedono un campione di DNA. Gli spiegano che era solo una cosa di routine per escluderlo, come in realtà avevano già fatto con altre persone, in realtà non era vero, per escluderlo dalla lista dei sospettati. Lui, tutto tranquillo, dà il campione di saliva con il classico swap della guancia. Peccato che qualche ora dopo arrivano i risultati di questo campione di DNA e il suo DNA matchava perfettamente sia col DNA trovato sotto le unghie di Britney sia con quello trovato nel preservativo. Senza dirgli di questo match, gli chiedono se avesse avuto mai nella storia dell'amicizia con Britney un qualche tipo di rapporto più intimo, se magari fossero mai stati fidanzati o si fossero mai frequentati, al che lui risponde assolutamente no, che anzi lui considerava Britney come una sorella, non aveva mai pensato in quel senso a lei. E a questo punto, quando lui ormai aveva ufficialmente mentito alla polizia, gli dicono quello che hanno trovato e il fatto che il suo DNA è matchato con quello trovato sulla scena del crimine. A questo punto, e solo a questo punto, Bryce cambia la sua versione e farà un cambio di versione decisamente poco credibile. Dirà che quel giorno erano usciti insieme e che Britney aveva iniziato a provarci con lui, quindi avevano avuto un rapporto, dopodiché lei se n'era andata e l'aveva vista con quel cowboy, sempre quella versione della macchina verde. Ora, se questa cosa poteva essere spiegabile da un lato, come c'era poi finito il suo preservativo usato sulla scena del crimine, ovviamente non quadrava. In più, come vi dicevo, anche sotto le unghie della ragazza hanno trovato delle tracce di DNA di lui, quindi non era davvero credibile per niente questa versione. E per questo motivo verrà arrestato il 19 marzo del 2020. Per tutta una serie di ragioni, tra cui la pandemia, ovviamente, il processo del ragazzo verrà rimandato per un sacco di tempo, fino al maggio del 2022. Durante tutto questo tempo Bryce non cambierà mai la sua versione, non confesserà mai effettivamente di aver ucciso Britney, nonostante ci fossero ovviamente un sacco di prove a provare il contrario, e di conseguenza non spiegherà mai il motivo per cui così da un momento all'altro abbia deciso di uccidere una sua cara amica, cioè voglio dire una persona che conosceva da quando era piccola. Alla fine del processo verrà ovviamente dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, cosa che ha dato sicuramente un qualche tipo di conclusione ai genitori, ma rimane ancora tantissimo che non si sa ancora e che probabilmente non si saprà mai, a meno che lui non decida per qualche motivo di confessare, anche se
se non l'ha fatto adesso, ormai che si è preso l'ergastolo, non c'è davvero nessun motivo per cui dovrebbe voler parlare. Avendo l'ergastolo non potrebbe neanche contrattare uno sconto di pena in cambio di una confessione. Questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi. Come al solito fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Come al solito vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo caso.